Amici di ZTL, come vedete dalle immagini, non siamo in un ospedale, ma siamo al Teatro dei Servi e siamo qui con la compagnia dello spettacolo in scena qui al Teatro dei Servi, con lo spettacolo Nemici come prima. Innanzitutto, perché Nemici come prima? Da chi ha ideato, insomma, il nome? L'autore, assolutamente l'autore. Quando abbiamo chiesto un testo da fare qui, e lui subito mi ha detto un titolo e una storia che si svolge in ospedale. Un po' spaventato, in ospedale. Però avendo fatto tanti anni fa una cosa che è un grandissimo successo, che si chiama Operazione, con Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, che è veramente un grande successo, ho pensato, ma potrebbe invece essere una cosa buona, perché si ride ma poi si parla anche di cose serie. E così è nata questa commedia, che parla di gente che di fronte al problema del dolore, così, naturalmente si ricompatta apparentemente, però poi quando ci sono gli interessi di mezzo, questo ricompattarsi in nome delle buoni sentimenti invece diventa una lotta all'ultimo sangue sul possesso della vita, delle cose, la casa. Qui si parla di un patriarca, uno che ha 32 macellerie, un uomo di 87 anni che sta sull'orlo della scomparsa, e tutti i parenti stanno lì apparentemente afflitti, ma poi succede di tutto con la mia moglie, che è qua giù. Presentiamola allora. Sono la moglie, Tina, e niente, insomma, sono la moglie che un po', come dire, subisce un po' questo marito, diciamo, che ha in mano apparentemente la situazione, perché in realtà poi in mano ce l'ha questo patriarca morente, che non ha solo 32 macellerie ma anche svariati appartamenti e una villa a Fregene, che non è cosa da poco di questi tempi. E niente, insomma, ho una sorella che è in giro per il mondo, ed è con lei principalmente che avremo qualche problemino per la canzone. E conosciamo anche la sorella a questo punto. Daniela D'Angelo, Marcella in scena, la seconda figlia del patriarca, che torna dai suoi viaggi esotici. Lei è sempre in giro in cerca di spiritualità, in cerca, va sul Machu Picchu, nel Nepal, conosce tutto il mondo, loro a Torpignano. E poi Marcella pure purtroppo si rivelerà macellara tanto quanto la sua famiglia. Quando sta per perdere qualcosa. Quando sta per perdere. Ma poi c'è un'altra figura che è essenziale negli ospedali, purtroppo tutti noi abbiamo avuto a che fare, vista da lontano è divertente, quando stai dentro meno, è una figura che teoricamente dovrebbe essere una specie di aiuto e spesso può diventare anche qualcosa di diverso. È l'infermiere, eccolo qua, e abbiamo Pietro De Silva. Eccolo qui. Andiamo dall'infermiere, scusate. Ok, l'infermiere, brutta persona. Ti definiscono una brutta persona, perché? In un certo senso, senza offendere i poveri macellai, anch'io sono un macellaro nel senso più bieco del termine, ma nel senso che ho due passioni: numeri, soldi ovviamente, e cubane. Non ho nient'altro in testa. Cubane, donne e non come sigari. E neanche come gelati e altre cose, eccetera. Quindi questa frenesia e sempre in fibrillazione in cerca di business con le pompe funebri. Appena schiatta un vecchio, lui subito c'ha le misure pronte per la casa. Non neanche mezzi per termini, come avrai potuto notare. Quindi tutto sommato uno potrebbe pensare una macchietta, ma purtroppo, nostro malgrado, ci stanno personaggi del genere. Tanto certe volte dobbiamo fermarci, con noi e il pubblico ridiamo insieme quasi, però è chiaro che sotto c'è un'accusa crudele a un mondo che è diventato talmente legato al denaro e al possesso da dimenticare i veri sentimenti. Però è un'accusa sotterranea, in realtà si ride veramente tanto. Oltretutto c'è un quinto personaggio che qui non c'è in questo momento, che è la badante del vecchio patriarca, che è rumena, che è la nostra Loredana Piedimonte, che adesso sta arrivando, che naturalmente può creare dei problemi, vengono fuori delle storie un po' strane. Sento dei passi, forse è lei. È Loredana? No, non è Loredana. Bisogna dire, talmente brava che la scambiano per rumena. Sì, è vera. Per rumena vera. Sì, allucinato. Mi spiegherà lui. No, è che uno ieri mi ha detto, dice, però i rumeni si sono piazzati qui, perché addirittura poi adesso fanno pure attori. Dico, veramente è napoletana, però insomma, non cambia. Teatro, quindi muoiono pure i rumeni. Vi posso chiedere un bilancio di questa rappresentazione? Appunto, già voi già in parte avete detto che la gente ride. Non solo ride, siamo miliardari. C'è un'affluenza sensazionale. Gente in delirio sta in incontro. Per Monti sta scherzando, ovviamente. No, comunque sta andando alla grande. Con domenica, sì. Sedie aggiunte, devo dire veramente sì. Quindi mi viene d'obbligo farvi la domanda: dopo la tappa romana,
continuate e andate dove, se già insomma avete. Quest'anno solo Latina, facciamo una data a Latina, due date a Latina, cioè una piazza soltanto. E poi il prossimo anno sì, è in previsione una ripresa a Roma, una tournée. Diciamo Latina il 31, e il 31 marzo e il 1 aprile al Moderno di Latina. No, perché insomma mai, no? Esatto. Capita per caso da quelle parti. Subito dopo questa rappresentazione, avete già in cantiere qualcosa di simile? Non è che continua sempre insieme, ognuno di noi ha i suoi percorsi. Io faccio Lord Byron al Teatro Arcobaleno, è uno spettacolo di musica, poesia, ma anche di racconto divertente, divertito su questa figura romantica, cupa. E io e Adriana Ortolani, che è colei che sostituisce Daniela D'Angelo, sono loro due, si alternano. E poi abbiamo la ripresa di un'altra cosa che abbiamo fatto qui in questo teatro l'altro anno, che era C'è una certa analisi per te, e lo riprendiamo con la compagnia che è Francesca Draghetti, e Simone Grisari e Sandra Conti, la riprendiamo e andiamo a Torino al Gioiello, e loro poi doppiaggio, altre cose eccetera, e loro, ognuno di loro c'era altre cose. Posso chiedervi, insomma, visto che cosa avete in cantiere per dopo, che ne so, Amici come prima? Io personalmente ho una regia al Teatro dell'Orologio a maggio di uno spettacolo teatrale che è un rifacimento di una commedia americana, no, è come Andy Norman, mi pare, no, vero? Sì, Andy Norman. No, ma non sai il titolo, ma nessuno è perfetto. No, perché in realtà è uno spunto l'autore. Lavorando in terapia intensiva in un ospedale, sì, come infermiere, sì, giustamente, sì. Dimentico, quindi, insomma. Sono sotto flebo. giustamente. Quindi. Io invece sarò al Teatro dei Satiri con una mia commedia che gli uomini preferiscono le tonte. Ci rifacciamo. Di cubane. E poi a maggio qui invece con Il Piattoforte, sempre scritta da me. E quindi abbiamo da fare. Non veni qua, io meschina non ho progetti teatrali, non mi riposo, continuo col doppiaggio, con la pubblicità e poi vedremo l'anno prossimo. Magari il prossimo sbocchiamo Amici come prima, visto che... Noi speriamo di riprendere questo l'anno prossimo e di farlo per parecchio tempo, perché è anche ora di finirla con questi spettacoli usa e getta, quindi noi speriamo di star su anche molto, se è per questo. E di girare molto. Poi, visto la situazione comunque del teatro italiano, insomma, il mondo dello spettacolo in generale, che ha bisogno appunto di comicità, però... Anche di chi riesca a farla bene e anche di gente effettivamente parlante sul palcoscenico, sarebbe carino, insomma, tipo noi. Quindi a questo punto io posso chiudere dalla terapia intensiva di questo ospedale, posso chiudere sperando che magari io non debba mai essere il nostro ospite. Esatto. E non, infatti io preferisco guardarvi dopo giù dal palcoscenico. Io vi ringrazio. Si ride, va bene, ma poi insomma è catarsi, si libera dai problemi. Io vi ringrazio.